Buonasera, una giornata ricca di fatti. Innanzitutto l'udienza per decidere sulla sorte post condanna di Berlusconi andrà ai servizi sociali con ogni probabilità, perché la stessa accusa, lo stesso procuratore ha detto siamo favorevoli all'affidamento ai servizi sociali. Sarà però la Corte a decidere come, quando, dove nella prossima settimana. Quindi quello che con ogni probabilità si configura, si prefigura come un affidamento a un servizio che gli occuperà soltanto mezza giornata alla settimana, questo prevedibilmente lo si saprà verso mercoledì, giovedì della prossima settimana, e si tratta evidentemente di un tipo di affidamento ai servizi sociali che non impedirà a Berlusconi la gran parte della campagna elettorale di Forza Italia per le europee, ma piuttosto due forti vicende animano la scena, soprattutto tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Intanto al Senato, un po' come era successo alla Camera, ricordate la cosiddetta ghigliottina per il decreto IMU Banca Italia, viene tagliato il dibattito sulla legge per il voto di scambio, politica mafia, e insorge anche qui il Movimento 5 Stelle. È una situazione molto tesa, ancora la votazione finale al Senato non c'è stata, ma c'è stata la votazione sul taglio appunto della discussione, con momenti di forte tensione e bagarre nell'aula di Palazzo Madama. Ma sempre tra Movimento 5 Stelle e PD c'è fortissima tensione per un'accusa dura e sferzante di Grillo nei confronti di Renzi per la scelta delle donne capolista in tutte le circoscrizioni per le europee. Le veline di Renzi le ha definite Grillo, e c'è stata una protesta non soltanto corale del PD ma anche delle altre forze parlamentari. Di questo doppio scontro parleremo con due ospiti in studio, due parlamentari, una Alessandra Moretti, è anche una delle capoliste, come sappiamo, del PD per le europee, l'altra è l'eletta alla Camera del Movimento 5 Stelle, Giulia Sarti. Sentiremo le loro argomentazioni, ma dovremo parlare anche del super sequestro cautelativo a Formigoni, 49 milioni tra liquido nei conti bancari e anche possedimenti, soprattutto ville e abitazioni tra Lecco, la Liguria e la Sardegna. Ma come fa un politico ad avere 49 milioni in beni e in liquidi? Lui peraltro protesta di non avere assolutamente quella cifra, neanche nulla di lontanamente simile. E c'è anche tanto altro, ma andiamo tra 30 secondi a vedere i titoli. Il procuratore generale di Milano ha dato parere favorevole all'affidamento ai servizi sociali per Berlusconi, come chiesto dalla difesa. Ora l'ultima parola spetta al Tribunale di sorveglianza, che deciderà nei prossimi giorni se accogliere la richiesta o optare ancora per i domiciliari, ma è assolutamente quasi certo che sarà appunto i servizi sociali che il leader di Forza Italia dovrà scontare i 10 mesi e mezzo dopo la condanna per frode fiscale nel processo sui diritti Mediaset. Si sfiora ancora la rissa al Senato, c'è la discussione sulla legge contro il voto di scambio politico-mafioso, e quando Calderoli, presidente di turno, decide di applicare la ghigliottina con l'ok dei senatori della maggioranza ma anche di Forza Italia per passare direttamente al voto finale, scoppia la protesta dei 5 Stelle che urlano fuori la mafia dallo Stato. Sfiorato lo scontro fisico con Danna di Gal, che provoca i grillini col saluto romano. La seduta è sospesa, si vota martedì. E c'è anche il durissimo attacco di Grillo a Renzi sulle candidature alle europee. 4 veline e un gabibbo, essere donna di per sé non è un valore, una presa per i fondelli tinta di rosa, scrive il leader dei 5 Stelle. La replica al veleno, ecco l'idea che ha Grillo delle donne. Ma ci sono anche proteste tra i democratici per la scelta delle 5 capolista. Il sindaco di Bari Emiliano e quello di Lampedusa Giusi Nicolini, accreditati come capilista, rinunciano alla candidatura. Fra poco qui in studio Alessandra Moretti del Partito Democratico e Giulia Sarti di 5 Stelle. Fondi illeciti della sanità in Lombardia. La Procura di Milano sequestra la villa di Formigoni in Sardegna, case a Lecco e anche conti correnti. Il valore del sequestro ammonterebbe a ben 49 milioni di euro, frutto del presunto tesoretto accumulato, secondo le accuse, insieme all'imprenditore Dacco, al funzionario Perego.
Formiconi nega totalmente, ho solo conti in rosso, non possiedo quei beni. Ad Atene, Tritolo, nel giorno in cui la Grecia torna dopo 4 anni a collocare i suoi bond, rientra nei mercati finanziari. 75 kg di esplosivo all'alba, nelle vicinanze della banca centrale, un attentato simbolico, un messaggio a Bruxelles. Il paese alla fine della cura della troica per evitare il default è stremato. E domattina c'è la visita a Atene di Angela Merkel. Allora, buonasera, avete sentito molti argomenti, ma ovviamente l'attesa di tutto il mondo politico non solo era per quello che si sarebbe deciso ancora una volta a quel Palazzo di Giustizia di Milano, che è uno dei luoghi simbolo di questi 20 anni. Si saprà tutto nei prossimi giorni, minimo 5, massimo 15. L'unica cosa certa oggi è che la Procura Generale ha dato parere favorevole alla concessione dei servizi sociali per Berlusconi. Il parere della pubblica accusa non è vincolante, però ovviamente conta. Gli arresti domiciliari a questo punto sono un'ipotesi remota. 1 ora e mezza di udienza al Tribunale di Sorveglianza di Milano, piano terra, corridoio, Arianna, tutto transennato. Un brigadiere dei carabinieri alle 6 del pomeriggio sbuffa: in 4 anni qui dentro non ho mai visto un'udienza così lunga. È vero, per gli altri la pratica si sbriga in media in 10 minuti. Il condannato Silvio Berlusconi, libero, con la sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, nel ruolino è il caso 59 della giornata, dopo Omar, Maurizio, Bautista e Carlo Bellesia e prima di Cristina Bernardi e Angelo Bertoletti. L'ultimo in elenco. L'ex presidente del Consiglio non si è presentato al Palazzo di Giustizia. Ci sono i suoi avvocati, Niccolò Ghedini e Franco Coppi, che gli hanno sconsigliato di venire. C'è anche un giallo su una manifestazione di Forza Italia davanti alla villa di Arcore, prima annunciata in concomitanza con l'udienza e poi annullata. Per il professor Coppi è la prima volta davanti ai giudici milanesi come legale dell'ex premier. 10 giorni fa, al processo d'appello per l'intercettazione Fassino Consorte, pubblicata sul giornale, c'era ancora Longo con Ghedini. Il collegio giudicante è composto da 4 persone, il presidente del tribunale, il cui voto vale doppio, il giudice relatore, una criminologa e una ricercatrice di diritto giudiziario. La Procura Generale non si oppone alla richiesta dei servizi sociali. L'ufficio esecuzione penale esterna ha proposto di far scontare l'anno di pena che resta a Berlusconi, in realtà 10 mesi e mezzo per i benefici premiali, in una casa di cura per anziani, un impegno non gravoso una volta a settimana per mezza giornata. Berlusconi avrebbe chiesto di impegnarsi in un centro per disabili con un ruolo da motivatore. In questi casi, se non avrà deroghe, non potrà uscire di casa di notte, lasciare il territorio della provincia e incontrare pregiudicati. Per l'occasione il Palazzo di Giustizia è di nuovo presidiato dai giornalisti, come non si vedeva da quasi un anno dalla sentenza Ruby, ma Ghedini e Coppi escono da un'uscita secondaria e beffano tutti. S'affaccia solo il presidente per dire che ci sarà un comunicato nei prossimi giorni. Non resta che attendere. Ve la ricordate la ghigliottina? E non parlo ovviamente della rivoluzione francese. Accadde alla Camera quando si arrivò alla fase finale della discussione sul decreto IMU Banca Italia e ci fu, a proposito di banchi, l'assalto ai banchi del governo e della presidenza da parte degli inferociti eletti del Movimento 5 Stelle. Quel famoso colpo proibito tra il questore D'Ambruoso e un esponente del movimento grillino. Soprattutto ci fu il taglio alla discussione e poi il voto su quel contestatissimo decreto. Tutto si è ripetuto, in forma per la verità, almeno fino a questa sera, un po' più morbide al Senato. La discussione era su un altro provvedimento che scotta, quello sul voto di scambio tra politica e mafia. Ma vediamo cosa è successo. Ancora la ghigliottina, ancora la protesta dei 5 Stelle. Alla Camera fu per il decreto IMU Banca Italia, al Senato per la legge contro il voto di scambio politico-mafioso. Detonatore la decisione del presidente di turno, il leghista Calderoli, di chiudere anticipatamente la discussione generale e passare al voto finale, con pressione dei tempi chiesta da PD, Nuovo Centrodestra e Forza Italia. Ma il Movimento 5 Stelle insorge fuori e dentro l'aula. Grillo tuona, ghigliottina contro il Movimento, grazie dai mafiosi. In pochi istanti si scatena la bagarre. Noi chiediamo che questa norma che offende il Parlamento, che offende i cittadini di questo Paese, non venga nemmeno messa ai voti, perché è offensiva di quanti hanno dato la vita per combattere la mafia e che questa norma avevano inserito nel codice penale. Fuori la mafia! Silenzio. Silenzio o interromperò la seduta.
Voi non meritate il titolo di onorevole, dice l'ex capogruppo Sant'Angelo. L'attenzione sale, anche la presidente di turno, Lanzillotta, finisce nel mirino. Interviene dal gruppo di Galli il senatore D'Anna, che accusa i 5 Stelle di squadrismo. Così come altri si sono opposti allo squadrismo, che è violento, che è fatto di continui. Anna, stiamo intervenendo sull'ordine del giorno presentato da... Noi ci opporremo a questi nuovi squadristi. Finito l'intervento, si dirige verso i banchi grillini e li provoca facendo il saluto romano. Si sfiora la rissa e intervengono i commessi, seduta sospesa per qualche minuto. Il provvedimento del resto era già controverso, contrastato alla Camera da Forza Italia, poi tornata sui suoi passi anche dai grillini per opposte ragioni. Con questo testo diminuiscono le pene, l'accusa 5 Stelle, dopo che nel passaggio a Montecitorio erano state ritoccate le condanne. Nessun compromesso a ribasso, la linea del PD che espone come credenziale il via libera dei magistrati e contrattacca. Fingono di ignorare che la rimodulazione risponde a principi costituzionali di proporzionalità. Si tratta di attacchi strumentali per alimentare una spirale di tensione in vista della campagna elettorale per le europee e la bocciatura di La Torre. In questo clima rovente il voto previsto nel pomeriggio slitta a martedì, quando a presiedere l'aula tornerà Grasso. Saranno 4 giorni di fuoco, la promessa dei 5 Stelle. Stanno facendo un regalo ai boss. E Grillo si rivolge direttamente al Premier. Renzi, con chi stai, con la mafia o con chi la combatte? Un sussulto di dignità per votare il 14-16 ter con il Movimento 5 Stelle. Ma il clima tra 5 Stelle e PD era già molto molto teso per un'altra vicenda, di questa che stiamo per vedere e di quell'altra parleremo poi subito dopo il servizio che stiamo per vedere con due parlamentari, una che sta nell'occhio del ciclone ma che è anche molto felice perché è una delle 5 scelte come capolista del Partito Democratico per le Europee, Alessandra Moretti. Buonasera. L'altra è del Movimento 5 Stelle, quindi porterà le tesi del suo movimento su queste due vicende ed è Giulia Sarti, eletta alla Camera, non bisogna mai dire deputato, del Movimento 5 Stelle. Vediamo. Buonasera a tutti. La vicenda della protesta per le frasi e per quanto postato proprio sul suo blog ancora da Grillo. Quattro veline e un gabibbo. Da Beppe Grillo arriva un nuovo durissimo attacco in direzione PD. Il leader 5 Stelle ridicolizza sul blog la scelta del premier segretario di candidare 5 donne come capolista nelle 5 circoscrizioni per le europee. Quattro veline possono bastare, l'hashtag lanciato con le foto ritoccate di Alessandra Moretti, Alessia Mosca, Pina Picerno e Simona Bonafè, lasciando fuori Caterina Chinnici, il cui unico requisito per essere state scelte come capolista, scrive Grillo, è quello di far parte della corte del caro leader Renzi, trasformato nel fotomontaggio in gabibbo. Segue l'affondo. Sono donne usate a fini di marketing secondo la migliore tradizione berlusconiana, una presa per i fondelli ma tinta di rosa. Parole che scatenano subito reazioni indignate e non solo dal PD. Maschilista cafone lo definisce da Fratelli d'Italia Guido Crosetto. Grillo dovrebbe vergognarsi, dice da Scelta Civica Valentina Vezzali. Pina Picerno, una dei bersagli del post del leader 5 Stelle, reagisce con l'ironia. Ci sentiamo il 26 maggio, Beppuzzo, è l'unica carta velina che riconoscerai, sarà quella utile ad asciugarti i lacrimoni. Renzi la butta in politica. Tutte le mattine Grillo si alza e si dice: come posso attaccare il PD? La nostra scelta di candidare 5 donne capolista probabilmente lo ha spiazzato e le parole che ha pronunciato dimostrano la considerazione che Grillo ha nei confronti delle donne. Lo scontro con Grillo fa passare in secondo piano i malumori nel partito per le liste europee, che hanno provocato due defezioni illustri. Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, e quello di Lampedusa, Giussi Nicolini, entrambi dati fino a ieri come sicuri capolista e poi retrocessi dopo le indicazioni del Premier. Per un mese e mezzo avevo girato mezza Italia dicendo che avrei guidato la lista. Alle 2 di notte del giorno della presentazione della lista ho appreso del cambiamento. Renzi mi chiede di fare il capolista, io dissi meno male che ho scritto la verità, obbedisco come Garibaldi a Teano, e ieri ho ridetto la stessa parola, obbedisco. Solo che mi permetto di dire che a questo punto probabilmente non c'è bisogno che io mi candidi alle europee. Guerini, che ha gestito la partita delle candidature, minimizza. Non credo ci siano stati errori, si tratta di scelte personali. Sarti, io la faccio subito la domanda, tanto se l'aspetta. Insomma, una donna che vede una collega che conosce bene in Parlamento definita velina, cosa dice? Anche se a dirlo è Beppe Grillo. È d'accordo perché ovviamente per noi, lo ripetiamo,
il valore non è quello di essere donna, ma candidare deputate che svolgono già il loro ruolo dentro al Parlamento significa tradire il mandato che ti hanno dato gli elettori. Perché il PD non ha coraggio e non candida, come abbiamo fatto noi, persone che non hanno già incarichi politici all'interno di amministrazioni comunali, regionali o all'interno del Parlamento? Si serve di quattro visi che piacciono all'opinione pubblica, che funzionano a livello di comunicazione e con questa operazione si tradisce, come ho già detto, il mandato che hanno dato gli elettori e si tradirà il mandato che eventualmente daranno gli elettori del PD per queste elezioni europee. È marketing. È marketing, Moretti? Lei è un prodotto di marketing? Ma insomma, io sorrido e mi spiace che la collega Sarti si esprima così, anche perché lavoriamo nella stessa commissione, in commissione giustizia, e quindi sa l'impegno che insomma il gruppo del PD, ma anch'io personalmente, abbiamo dato su tante questioni, depositando proposte di legge. Vede, io credo che la battaglia e la sfida per le europee è una delle più difficili, perché è una sfida dove devi raccogliere preferenze, per cui indipendentemente dalla posizione che tu hai, certo facilitata perché il capolista rappresenta tutta la lista e quindi rappresenta un territorio molto vasto, ma sa, devono scrivere il tuo nome, per cui di fatto devono esserci figure non soltanto conosciute dall'opinione pubblica, ma figure che siano capaci in Europa di rappresentare al meglio il partito. Credo che per questa sfida, che è la più difficile che dovremmo affrontare, Matteo Renzi abbia dimostrato un grande coraggio invece, perché ha dato la responsabilità di una competizione così alta a cinque donne che, ripeto, sono cinque donne che hanno una storia, che hanno delle competenze, che si sono distinte per meriti che hanno conquistato sul campo. Per cui insomma mi sembra perché che... Perché dice di no, Sarti? Perché Matteo Renzi ha cooptato alle 2 del mattino cinque figure che gli servivano appunto come operazione di marketing. Ho capito, però non le ha prese dalla strada sottostante o, certo dalla, o dal bar sottostante. Certo che no, ma cioè... chi le ha scelte? Le hanno scelte i cittadini, le capoliste del PD per le europee, come abbiamo fatto noi attraverso la nostra votazione in rete? No, però, le ha scelte Matteo però, Renzi. Questa è... Però poi ce la giochiamo, no? con il voto di preferenza, e quindi io credo che in Europa debbano andare non soltanto figure conosciute dall'opinione pubblica, ma figure che vogliono impegnarsi in Europa. Ma per lei dare quando un ha letto all'Europa questa cosa velina cosa, ha riso? Guardi, o sei arrabbiata? Ho sorriso perché si tratta dell'ennesima battuta di un comico, tra l'altro un comico che ormai insomma non fa neanche più ridere, nel senso che guardi, le donne sono sempre andate avanti oltre le offese, non ci hanno mai fermato nemmeno le offese, e credo che se a guidare questa sfida sono le donne è perché è una sfida difficile, perché su di noi sanno che c'è, come dire, un'attesa particolare, perché sanno il sacrificio che ci stanno chiedendo, perché non è Matteo Renzi o il PD. Lei lo vive come sacrificio, onestamente. Guardi, onestamente. Io francamente stavo portando avanti delle questioni molto belle, molto appassionanti, nelle quali ho creduto in questi mesi. Continuerò a farlo da un posto prestigioso, con un punto di vista anche molto più ampio, quindi non abbandonerò il campo, continuerò ad impegnarmi come ho sempre fatto, ma credo che la sfida europea oggi richieda più competenze. Quando Matteo Renzi dice che in Europa devono andare i migliori, beh, insomma, questa cosa mi gratifica. Sarti, ma tutte e due non vi sentite? È la domanda che faccio a tutte e due, poi... di dover fare Eva contro Eva, che è sempre una situazione per cui ci sono i maschi che guardano e voi che vi date puntura. Ma non è un discorso di donna contro donna, cioè ribadiamolo, il fatto di essere donna non deve essere un requisito ma se invece per farsi Moretti inserire c'era in una De lista Castro, per l'Europa, no? Che era quello che doveva esserci, che cosa cambiava per voi? Sempre così era un velino? Funzionava meno, sicuramente, funzionava meno come immagine, ma sempre velino poteva essere. L'ho detto, il punto non è essere donna, è che candidare dei deputati o delle deputate per le europee che già stanno svolgendo un lavoro dentro al Parlamento, senza che ci sia una scelta da parte dei cittadini stessi e dei loro elettori, non qualifica
qualifica questo governo, non qualifica Matteo Renzi, non qualifica nemmeno le mie colleghe che si sono prese quest'onere e che si stanno candidando, perché ci vorrebbe un'operazione diversa, cioè un passaggio dai cittadini, come abbiamo fatto noi con le nostre parlamentari per le europee. La vedo serafica. Sono molto serena, e molto determinata, sono convinta che guideremo l'Europa stavolta. Lei, la buona come fede, il Partito Mosca, Socialista Europeo. Lei sa che l'Europa è, diciamo, guidata da molto tempo da partiti di centrodestra. Ecco, io credo che il cambio di passo in Europa, cioè la diversità delle idee che porteremo in Europa, farà sì anche che ci sarà un'Europa che punterà sulla crescita, sullo sviluppo, sull'innovazione. E andiamo a quell'altra vicenda che abbiamo visto subito prima, questa della ghigliottina o tagliola, perché poi non si sa mai quale delle due dei due meccanismi è un nuovo vulnus stesso. O lei l'ha già votata alla Camera quella legge, in realtà non c'è nulla su cui protestare. Ma guardi, le minoranze hanno tutti gli strumenti per fare opposizione, l'ostruzionismo è uno strumento legittimo che però deve essere svolto secondo la tempistica che il regolamento della Camera ci dà. Un regolamento che va cambiato, che stiamo infatti siamo impegnati a cambiarlo, perché così non va, così come vogliamo per esempio abolire il Senato, perché riteniamo che il bicameralismo perfetto non fa dell'Italia un paese efficiente nei tempi soprattutto e competitivo. Ora, io credo che da questo punto di vista loro hanno tutti gli strumenti per fare opposizione, legittima, se ritengono che un provvedimento sia sbagliato, però ad un certo punto il tempo e la regola va rispettata. Moretti, ma qui non è un discorso di regolamento. Questa proposta di modifica del voto di scambio l'abbiamo votata insieme al Senato, perché è stata modificata dal Movimento 5 Stelle insieme al PD. Poi cos'è successo? La settimana scorsa è avvenuto un fatto gravissimo, un blitz a Montecitorio. Mercoledì sera Berlusconi si reca al Colle da Napolitano. Il giorno dopo, giovedì scorso, il PD si piega al volere degli accordi e dalle proposte volute da Forza Italia e modifica questa legge abbassando le pene e togliendo la messa a disposizione del politico nei confronti del mafioso. Praticamente accoglie tutte le proposte di Forza Italia e approva in un'ora alla Camera la legge così com'è. Dopo queste modifiche la legge ritorna al Senato in 5 giorni. Di solito il passaggio fra Camera e Senato è molto più lungo. Invece qui abbiamo una legge che nel giro di 5 giorni è ritornata al Senato e adesso vogliono approvarla in fretta e furia così com'è. Brunetta e i suoi compari di partito hanno festeggiato il giorno dell'approvazione della modifica del 416 ter giovedì scorso. Hanno festeggiato. Questo è un chiaro indirizzo per capire. No, che... ma perché Brunetta è della mafia? Perché dice Brunetta ha festeggiato? Perché quindi... sappiamo benissimo che il Popolo della Libertà, perché ancora noi lo chiamiamo così, festeggia perché al suo interno ha avuto ed ha tanti esempi di persone colluse con la mafia. Dobbiamo ricordarci dell'Utri, dobbiamo ricordarci Magor e dobbiamo ricordare che giovedì scorso è stato arrestato Nicola Cosentino lo stesso giorno dell'approvazione del 416 ter del voto di scambio. Quindi avere le pene abbassate a minime a 4 anni significa che nessun politico andrà in galera, perché con lo sistema penale che abbiamo oggi 4 anni non faranno andare i politici in galera. Guardi, c'è molta demagogia in questo discorso e anche molte imperfezioni, cioè cose che non sono vere. Io dico solo questo, Don Ciotti, quindi sappiamo tutti l'impegno che Don Ciotti non ha nei certo confronti mafioso, diciamo. Della lotta contro la mafia e tantissimi magistrati esposti Roberti, nella lotta contro la mafia, il procuratore antimafia, hanno detto che questa legge è perfetta. Don Ciotti dice che questa legge è perfetta, frutto del lavoro di confronto importante che abbiamo avuto. Quando noi introduciamo in più anche lo scambio per utilità e quindi diamo un segnale molto importante, ritengo che da questo punto di vista sia una legge che debba essere votata in fretta, perché c'è bisogno di affrontare l'emergenza mafiosa in questo paese. Su questo so che non siete proprio d'accordo, anche sull'altra cosa, per dire il vero. Tutte e due però siete curiosi di vedere la storia di Formigoni, lo so.
La lussuosa villa d'Arzachena in Sardegna, tutti i conti correnti tranne quello dove arriva lo stipendio da parlamentare, le auto e gli immobili. Tutte le proprietà di Roberto Formigoni e Alberto Perego, grande amico dell'ex presidente della regione Lombardia, ora senatore del nuovo centrodestra, sono da questa mattina sotto sequestro. L'ha ordinato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano su richiesta della Procura. Un sequestro preventivo di beni che sfiora 50 milioni di euro, per l'esattezza 49.883.208. È la cifra della presunta corruzione addebitata a Formigoni e a Perego, ma anche a Pierangelo Daccò, il faccendiere che apriva le porte della sanità in Regione Lombardia, e ad Antonio Simone, amico storico di Formigoni e intermediario tra la Fondazione Maugeri, San Raffaele e i vertici della sanità lombarda. Tutti imputati a vario titolo nel processo per corruzione aggravata che inizierà tra un mese e che riguarda il giro di denaro uscito dalle casse della clinica di Pavia e transitato su conti esteri. Da qui partivano, secondo i PM, i pagamenti delle utilità del presidente Formigoni. Il tesoretto per il governatore, scrive il GUP, gestito da Daccò e Simone, per pagare le spese degli yacht, le esclusive vacanze a Capodanno e non solo, le cene e gli eventi elettorali. In cambio Formigoni avrebbe assicurato in giunta l'approvazione di una quindicina di delibere valore 200 milioni di euro usciti dalla regione e finiti nelle casse della Fondazione Maugeri del San Raffaele. Non ho mai posseduto nemmeno la centesima parte di 49 milioni di euro, scrive in una nota al senatore del nuovo centrodestra, spiegando anzi di essere in rosso, su un conto corrente 18,20 euro, un altro in passivo di 75.000 euro. Le tre auto, specifica, sono una Panda, una Multipla e una Mito. Le proprietà immobiliari, un monolocale a Sanremo e tre appartamenti a Lecco, ereditati dai genitori in comproprietà con i fratelli. Formigoni smentisce poi di aver mai posseduto la villa con vista sulla Costa Smeralda. Quello di oggi è il secondo imponente sequestro preventivo di questa vicenda. Lo scorso anno ne fu ordinato uno da 53 milioni, non riguardava Formigoni ma gli altri imputati di associazione per delinquere. Nel processo che si aprirà il 6 maggio, l'ex governatore della Lombardia dovrà rispondere anche di corruzione aggravata dalla transazionalità. Allora, tra due mesi va anche a processo a Napoli Clemente Mastella, il leader dell'Udeur, insieme alla moglie Sandra Lonardo e altre 17 persone. L'accusa è di associazione a delinquere, che in un primo momento è caduta, ma la procura aveva fatto ricorso in Cassazione, di lì la nuova udienza preliminare, al termine della quale oggi si è deciso per il nuovo rinvio a giudizio. Saluto allora sia Giulia Sarti sia Alessandra Moretti. Buonasera. Buonasera a tutti. Ho l'impressione che ci rivedremo, ma vediamo soprattutto adesso che cosa è successo in una giornata che doveva essere di ritorno alla tranquillità e non lo è stato per la Grecia. 75 kg di tritolo, un'autobomba fatta esplodere ad Atene nei pressi di un luogo altamente simbolico, la Banca Centrale, l'istituto che insieme al governo ha trattato quelle regole di rigore assoluto concordandole con Unione Europea, Banca Mondiale e Fondo Monetario, in poche parole la famigerata Troica. Una bomba che esplode in un paese impoverito dalla crisi all'indomani dell'ennesimo sciopero generale, con la disoccupazione che continua ad aumentare. Oltre il 31% dei greci sono senza lavoro, mentre il prodotto interno lordo è crollato del 30%. L'esplosione è avvenuta alle 5 del mattino ed è stata preannunciata da una telefonata. Le forze dell'ordine sono arrivate in tempo e hanno transennato tutta la zona. Secondo gli investigatori l'autobomba avrebbe un responsabile già individuato, uno degli ex capi del disciolto gruppo terrorista di sinistra, 17 novembre, autore di 23 omicidi ed evaso lo scorso gennaio da un carcere, si chiama Christodoulos Xiros. L'attentato peraltro avviene in una giornata importante per la Grecia, dopo ben 4 anni di assenza, infatti il paese torna a finanziarsi sui mercati e ha collocato oggi 3 miliardi di euro di bond quinquennali ad un tasso del 4,75%. L'emissione ha interessato 550 investitori, di cui circa il 90% stranieri, per una domanda di 20 miliardi di euro. Soddisfatto ma prudente il premier Samaras, abbiamo ancora molta strada da fare. Mentre la Commissione europea fa sapere, la Grecia deve comunque continuare sulla strada delle riforme e rispettare i target di bilancio. Il successo della collocazione dei bond rappresenta comunque per la Grecia un primo importante passo per riacquistare quella sovranità finanziaria necessaria per staccarsi dal gioco degli aiuti internazionali. Intanto la capitale si prepara ad un'altra giornata che potrebbe essere di grande tensione. Domani infatti arriva ad Atene la cancelliera tedesca Angela Merkel, la madrina di quell'austerità che l'ha fatta odiare da una consistente parte del paese.
Sabina Guzzanti con Massimo Cacciari, tra poco a 8:30 da Lilli Gruber, poi c'è servizio pubblico e sicuramente Michele Santoro parla dell'udienza su Berlusconi, perché ci sono la Santanchè, ma c'è Zangrillo che è il medico personale di Berlusconi, c'è Curzio Maltese, Vittorio Feltri, Maria Teresa Melli, ci fermiamo. Segnalo che sta andando molto male Wall Street, Dow Jones -1,19, ma Nasdaq -2,70, questa è la situazione, e mentre vi devo ricordare che la chiusura era già stata negativa, -1,33 nella borsa di Milano, con lo spread a quota 164, è tutto, buonasera, domani.